Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi mettendo nel titolo Switch Pro solo per triggerarvi tantissimo. Alla fine è successo, Steam ha annunciato la sua nuova console portatile, la Steam Deck. Se avete seguito il TG Poro negli ultimi mesi, avevamo già ipotizzato uno scenario del genere, tra riferimenti a una fantomatica Steam PAL all'interno del codice di Steam e alcuni indizi rilasciati da Gabe Newell. Ora però la situazione si fa molto interessante e in questo video andremo a scoprire insieme tutto quello che c'è da sapere su Steam Deck e cercheremo di capire se effettivamente si può parlare di un potenziale rivale per Nintendo Switch, di una Switch Pro targata Valve o di un apparecchio che si rivolge a un pubblico completamente differente. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Se volete diventare dei poracci al 100%, che è un po' il sogno di una vita intera, potete iscrivervi al mio Patreon, dove in cambio di un piccolo contributo mensile avrete accesso a delle ricompense esclusive, come dietro le quinte, bloopers, anticipazioni e live poracce. Se vi interessa, vi lascio il link in descrizione. Ora, iniziamo! Vedendo una console come Steam Deck, il parallelo con Nintendo Switch è quasi immediato. Ma in realtà ci sono delle grandissime differenze tra le due piattaforme, non solo in termini di hardware e prestazioni, ma anche per quello che riguarda la filosofia alla base del progetto. E secondo me bisogna partire innanzitutto da questo. Steam Deck è stata concepita, come più volte ribadito da Gabe Newell e i vari rappresentanti di Steam, come un PC portatile ottimizzato per il gaming. A differenza di Switch, un gaming device contraddistinto da una semplicità di utilizzo e da un'esperienza immediata votata al gaming puro, Steam Deck si pone l'obiettivo di miniaturizzare l'esperienza PC di fascia medio-alta all'interno di un apparecchio portatile riducendo al minimo i compromessi a livello tecnico. Proprio per questo Steam Deck si presenta come una console portatile dal design orribile. I primi tester che l'hanno provata parlano di una console sorprendentemente ergonomica, ma ad essere sincero, le immagini fanno pensare a tutt'altro. Come riportano le schede tecniche presenti sul sito ufficiale, Deck è un bel mattone, pesa più di 650 grammi, quasi il doppio di una Switch OLED ed è sensibilmente più grande, soprattutto per quanto riguarda lo spessore, rispetto alla console ibrida di Nintendo. Si parla quindi di una console portatile fino a un certo punto. Di sicuro non ve la metterete in tasca, ma alla fine, a parte la Lite, non è che la Switch sia esattamente portabile come lo erano i primi modelli di Game Boy. A lasciare veramente interdetti è però il layout dei tasti, che appare estremamente confuso. Proprio per garantire tutte le funzioni di un PC e quindi anche un'estrema personalizzazione degli input di comando, su Deck sono stati implementati un'infinità di tasti e levette. Oltre a due analogici, ai quattro tasti frontali, quattro trigger e il D-pad, sono stati aggiunti altri quattro bottoni riprogrammabili sul retro e ben due trackpad sul fronte per simulare l'esperienza del mouse. Il risultato è che a un design della scocca, che sembra tutt'altro che ergonomico, si aggiunge una disposizione dei tasti inspiegabile. Difficile riuscire a credere che mettere analogici e tasti tutti sulla stessa linea abbia portato a un risultato funzionale, ma staremo a vedere. Lo schermo, un 7 pollici touchscreen, riporta una risoluzione di 720p, anzi 800p essendo un 16 decimi, una scelta che conferma la strategia di Nintendo di optare per un HD Ready su una diagonale di 7 pollici. Rispetto alla Switch i controller sono integrati nel corpo macchina, c'è la possibilità di far uscire il segnale video su un televisore tramite una porta USB-C e la memoria interna è espandibile tramite uno slot per le card SD. Sarà presente anche una dock venduta separatamente, di cui però per ora abbiamo visto solo degli schemi. Anche questa sembra una versione potenziata della dock Nintendo, con più possibilità di connessione, tra cui anche un'uscita DisplayPort 1.4. A separare la Deck dalla Switch ci sono però le specifiche tecniche. Il PC portatile di Valve è una vera e propria bestia di potenza. La partnership con AMD ha permesso a Valve di inserire all'interno di Deck una CPU Zen 2 ad 8 core fino a 3.5 GHz di frequenza e una GPU basata su architettura RDNA2 che arriva fino a 1,6 teraflops di potenza. Senza perdersi troppo in tecnicismi, questo significa che la potenza bruta di Deck è equivalente
equiparabile a quella di una PS4 base, ma l'architettura ben più recente gli permette di usufruire di tecnologie non supportate dal vecchio hardware Sony. L'idea insomma è quella di rendere fruibile tutto il catalogo Steam a un livello di dettaglio medio-alto, anche i giochi più esosi. Nei video di presentazione si parla di titoli come Control e Doom Eternal, ma sarà necessario aspettare le prime vere prove per capire effettivamente come la Steam Deck se la cava sotto pressione. I 16 GB di RAM aprono a uno scenario molto interessante che si ricollega proprio alla filosofia alla base del progetto di cui abbiamo parlato all'inizio. Steam Deck è innanzitutto un PC, non una console. Sebbene di base Steam Deck presenti il sistema operativo di Steam, pensato per interagire con la libreria della piattaforma di Valve e tutte le sue funzioni avanzate, come il crossplay e il cross-save, è stato confermato che l'esperienza sarà completamente personalizzabile. Gli utenti potranno installarci sopra di tutto, da Linux a Windows, e potranno trattare la Deck come un PC a tutti gli effetti. È interessante poi notare come le tre versioni disponibili della console differiranno esclusivamente per lo spazio di archiviazione al loro interno. Parte con il modello base a 419€ e 64 GB di memoria disponibile su un SSD di tipo eMMC, 549€ per il modello intermedio con 256 GB di memoria su un SSD NVMe, ancora più veloce, e il top di gamma con 512 GB sempre su SSD NVMe. È chiaro come Steam Deck si rivolga a un pubblico differente rispetto a quello di Nintendo Switch. Eppure i punti di contatto ci sono, e come? I due progetti entreranno in diretta competizione? Non credo, però Steam Deck potrebbe stravolgere gli equilibri del mercato. È palese che Newell e soci abbiano aspettato che fosse Nintendo a fare la prima mossa. Deck arriva esattamente dopo l'annuncio di OLED, va a prendere quella nicchia lasciata scoperta dalla grande N e lo fa proponendo il tutto a un prezzo estremamente competitivo, non così lontano dal costo dell'ultima revisione della console ibrida. A Steam Deck mancano le esclusive, non c'è il catalogo Nintendo e difficilmente chi sceglie una Switch per i titoli first party potrà essere attratto dall'offerta di avere Steam a portata di mano. Eppure lo abbiamo visto, da parte dell'utenza c'è la richiesta di un device premium che attualizzi l'esperienza a livello di prestazioni e per come il mercato si sta muovendo, con nomi come One X Player, Aya Neo e GPD Win32, quello dei PC portatili è un settore in netta espansione, in cui mancava ancora il debutto di un grande competitor come può essere Steam. Nel trailer di presentazione di Switch del 2017, una delle idee più avvincenti era quella di poter riportare il gaming delle home console sullo schermo di un portatile senza eccessivi compromessi. Skyrim era lì, a portata di mano. Oggi la tecnologia sta avanzando rapidamente, ma i dubbi che Nintendo possa continuare a mantenere il passo con le produzioni multipiattaforma sono sempre più grandi, soprattutto ora che ha confermato di non avere un aggiornamento dell'hardware in programma. Oltre ai PC gamer e agli smanettoni in cerca del device definitivo per l'emulazione, Steam Deck potrebbe attirare proprio quel tipo di pubblico intrigato dall'idea di poter giocare ovunque e senza compromessi, uno scenario ipotizzato per la prima volta proprio con Switch. E vi dirò, io rientro proprio in questa fascia di utenti. Nintendo è nei guai? Direi proprio di no. Steam Deck sarà un successo? Difficile a dirsi, e la buona riuscita di un progetto del genere non è affatto scontata, soprattutto se si guarda allo storico delle avventure di Valve nel territorio del gaming. Steam Link, Steam Machine, Steam Controller, tutti nomi di progetti dal grandissimo potenziale, che però si sono rivelati dei sonori buchi nell'acqua. C'è da dare credito a Newell di non tirarsi mai indietro e di proporre delle visioni avveniristiche del gaming sempre e comunque. Si tratti del concepire una piattaforma come Steam o di mostrare al mondo intero le potenzialità del gaming in VR, dietro a questi grandi traguardi c'è sempre stata Valve. Ma per ogni successo ci sono anche tantissimi tentativi andati male e Steam Deck potrebbe essere uno di questi. Il settore dei PC portatili è in netta espansione, ma non è detto che riesca a trovare la sua nicchia, soprattutto ora che il mercato si trova di fronte a un bivio netto. Da una parte c'è la miniaturizzazione dell'hardware, dall'altra le possibilità dettate dal cloud gaming. Se quindi Valve ha investito su un hardware classico, Xbox col Game Pass sta cercando di bypassare il concetto stesso di hardware per portare il gaming su qualsiasi device tramite la connessione internet. Difficile dire quale delle due strade si rivelerà vincente o se magari in un futuro prossimo potranno coesistere l'una accanto all'altra.
Ci sono però due cose che secondo me vanno apprezzate dell'iniziativa di Valve e credo che potranno avere un impatto positivo sul mercato. Punto primo, la competizione fa sempre bene. Steam Deck darà uno scossone al mercato, da una parte potrebbe segnare l'inizio dell'espansione del settore dei PC portatili, dall'altro Nintendo e Nvidia non rimarranno certo a guardare immobili i traguardi raggiunti dalla collaborazione con AMD. E magari chissà, l'arrivo di Deck potrebbe costringere a velocizzare i lavori sul successore del Tegra X1, abbassare i prezzi dei competitor e via dicendo. E poi l'operazione di Steam va lodata anche per come è stato scelto di gestire i pre-order, annunciando quando saranno aperti, limitando l'acquisto a una console per utente e restringendo il campo solo a chi ha un account attivo da prima di giugno 2021. La tassa sul pre-order poi è la ciliegina sulla torta, ma sapete che vi dico, ben venga se tutto questo serve per limitare l'azione degli scalper, una situazione che sta diventando invivibile su tutti gli oggetti di consumo ed è ora che le aziende inizino a prendere dei provvedimenti. Vedremo se questa strategia di Valve impedirà di vedere già da domani i pre-order di Steam Deck rivenduti al doppio del prezzo su eBay. E questo, poracci, era tutto quello che avevo da dirvi su Steam Deck. Oggi alle 19 si aprono i pre-order. Occhi aperti. Intanto ditemi, voi cosa ne pensate? L'idea vi attira? Steam Deck sarà un flop? Come al solito vi aspetto nei commenti per discuterne assieme e vi do appuntamento a questa sera per un unboxing leggendario. Io sono il Poro Steam, Michele Deck. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Solo per triggerarvi tantissimo.